Abbiamo adesso appena oltrepassato il paese di Macinaggio, qui possiamo vedere l'isola di Capraia e laggiù si intravede anche l'isola d'Elba, che sono veramente vicine. Allora ragazzi, prossima tappa, siamo arrivati a Erbalunga, anche Brando, quindi probabilmente ha questi due nomi, e dovrebbe essere un paesino molto piccolo, quindi facciamo un giro molto veloce e poi probabilmente andremo a fare anche la spesa, perché sì, se troviamo dopo 4 giorni necessità anche, abbiamo finito, necessità anche un po' di rifornimento. Eccolo lo Spar, perfetto, abbiamo trovato. Ricordo che ci troviamo nella parte orientale della Corsica, siamo ancora sul dito e quindi qua di fianco a noi c'è l'Italia, infatti prima si vedeva l'isola d'Elba, e però ragazzi guardate che mare spettacolare anche qua, che siamo proprio in centro al paese. Sarà che oggi abbiamo solo condiviso una piadina con le api in spiaggia, però ragazzi qua c'è un odorino e sì, ci viene fame. Lo so che poi ci commentate qua sotto, ma voi andate, pensate sempre a mangiare, però... In effetti, c'hanno anche ragione, mangiare e bere. Commentate. Vabbè, però è sopravvivenza, cioè non è che... Vabbè, però stasera mi porti a mangiare fuori. Perché no? Vediamo, dipende dove saremo. Non fuori sul tavolino dei camper, eh? Fuori, vediamo dove saremo. Intanto qua è bello, bel posto. Sì, molto carino, piccolino. E come al solito pieno di gente. Veramente due passi e dalla piazzetta principale si arriva al porto. Dal centro, dal porto anzi, abbiamo preso Rue de Conceria, la via della Conceria, e siamo arrivati qua direttamente sul mare. E anche qui a Erbalunga possiamo notare i resti di una torre genovese costruita per combattere i pirati, tutte quante costruite intorno al XVI secolo. Baguette in Corsica. Ragazzi, si vede che abbiamo fatto la spesa. Abbiamo comprato anche la lonza, vediamo l'ora di assaggiarla. Adesso siamo di nuovo in viaggio, ci spostiamo e direzione Bastia. E allora ragazzi, grazie di essere arrivati fino qua in questo video, e noi volevamo ancora ricordarvi che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Corsica nel 2023. E quindi se siete interessati, qui sopra trovate il link direttamente alla nostra playlist. Mi raccomando, ricordatevi, perché per voi è un piccolo gesto ma per noi è molto importante, di iscrivervi al nostro canale, e noi ci siamo appoggiati a questo libro per avere un'idea un po' più chiara sull'itinerario da seguire. Quindi se volete anche di questo trovate il link
per acquistarlo direttamente su Amazon. Noi vi ringraziamo, ci vediamo ovviamente nel prossimo video, quindi continuate a seguirci. Ciao! Ciao.